6 dicembre 1977. Muore Raoul Folraud. L'apostolo dei lebbrosi inizia giovanissimo una brillante carriera di scrittore poeta. A metà degli anni 30 parte per una serie di viaggi che lo portano in Africa, dove scopre la realtà dei malati di lebbra. Anni successivi, Folraud tiene oltre 1200 conferenze in vari paesi del mondo, raccoglie fondi e in Costa d'Avorio, nella città di Asopé, dà vita a quello che oggi è l'Istituto Nazionale del Trattamento della Lebbra. Grazie al suo impegno, nel 1954 l'ONU lancia la prima giornata mondiale dei malati di lebbra. Oggi sono 150 i paesi che la celebrano l'ultima domenica di gennaio.